Allora, qui abbiamo tre atomi di diversa massa e di conseguenza di diversa inerzia, che saranno accelerati passando lungo questo tubo inclinato per andare a finire in questo banco a sua volta inclinato ma nella direzione perpendicolare. Cominciamo con l'atomo più pesante, andiamo a vedere che tipo di movimento farà. Ok, segniamo il punto esatto in cui l'atomo pesante è impattato. Vediamo se si vede, che vengo da fuoco. Mi sta mettendo a fuoco. Questo è un video che si è sfocato. Ok, proviamo, dai. Proviamo con l'atomo numero 2, quello medio. E vediamo dove va a finire. No, però non ci posso credere, uguale. Esattamente sullo stesso punto. Era venuto qua. No, leggermente sì, ma può, cioè, per me ha toccato uguale. No, no, ha toccato lo spigolo. No. È andato a finire un po' più sotto. Proviamo con quello più leggero. Un profumo, ragazzi, è sempre lo stesso. Chiaramente, no, questo andava molto alto. Quindi l'altro più leggero ha curvato di più.